Oh man! Holy s***! That is the remains. Still, a week and a half later, still burning, still smoking. Still a disaster. That used to be the Trade Center, right there. That shell. Immagini queste che per chi le ha vissute in diretta al tempo rimarranno sicuramente sempre negli occhi, e oggi si celebra negli Stati Uniti e in tutto il mondo l'anniversario dei 20 anni dal crollo delle Torri Gemelle, una tragedia mondiale con gli Stati Uniti, gli stati a lutto, oggi le commemorazioni a Ground Zero con il presidente americano Joe Biden assieme ai predecessori Obama e Bush, invece sarà in Pennsylvania, città blindate per l'allarme terrorismo con la minaccia interna che ora preoccupa più di quella islamica. In Afghanistan i talebani intanto rinviano l'insediamento del governo e danno un nuovo schiaffo ai diritti delle donne. Ma a proposito del valore di questa ricorrenza, è il primo anniversario senza guerra in Afghanistan, appunto, Biden e Jill saranno nei siti dell'11 settembre. Il presidente americano cerca di infondere ottimismo in occasione di questo ventennale degli attentati di Al-Qaeda che provocarono quasi 3.000 vittime, 6.000 feriti. Ascoltiamo. Joe Biden cerca di infondere ottimismo in occasione del ventennale degli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono e di quello fallito contro Capitol Hill. Sarà il primo anniversario senza la guerra in Afghanistan, lanciata poche settimane dopo contro la rete di Osama Bin Laden, ma con l'ombra del caotico ritiro deciso da Biden, che la settimana prossima sarà sotto i riflettori del Congresso con la prima audizione del segretario di Stato Anthony Blinken. Biden promette che le 2.977 vittime dell'11 settembre non saranno mai dimenticate e invita a riflettere sulla libertà e la tolleranza. Un anticipo delle parole che pronuncerà nelle prossime ore, quando insieme alla First Lady visiterà sotto imponenti misure di sicurezza tutti e tre i memoriali degli attacchi dei dirottatori, come fece Barack Obama nel 2011 per il 10° anniversario dell'11 settembre. Il memoriale di Ground Zero, dove crollarono le Torri Gemelle sventrate da due aerei, quello di Shanksville in Pennsylvania, dove precipitò il volo diretto contro il Campidoglio grazie alla rivolta dei passeggeri, e il Pentagono, bersaglio di un quarto velivolo. Tutta l'America si fermerà per ricordare le vittime, mentre i media americani non mancano di rimarcare le ombre di questi 20 anni, dopo i quali, peraltro, sempre più americani, secondo un sondaggio del Washington Post, pensano che il paese sia cambiato in peggio e sia meno sicuro. Tornando a quei tragici eventi, andiamo ad ascoltare la testimonianza di uno dei sopravvissuti, Josef Dittmar, che era al 105° piano della Torre Sud. Ricordo gli sguardi dei pompieri che andavano incontro alla morte. So we had this group of 54 people in this internal conference room. So it was four walls and a door, no windows. And at about 8:30, 8:46, 8:47, the lights in that room flickered. We couldn't see anything. We didn't hear anything. We didn't feel anything. It was just this flicker of lights. Almost immediately, a gentleman from Aon Corporation kind of came into the room and he said, hey, there's been an explosion in the North Tower and we got to evacuate. These huge black holes through the sides of the building of the North Tower, flame redder than any red I'd ever seen before in my life, looking up the side of the building, gray and black billows of smoke just pouring out of those big holes. And if you remember, it was a crystal clear day here in September. And I remember being able to see through the smoke and the fire into those huge black holes into the North Tower. And I could see the fuselage, pieces of the fuselage of a large plane. And my first thought, immediate thought was, my God, how did that pilot not see the building? How did he miss? He didn't miss. I wanted to go home. I didn't want to be there. I wanted
to go home. There were people on that floor looking out those windows, and they seemed like they were mesmerized, frozen, whether they were frozen in fear, just mesmerized by what they saw. I'm looking at this and I'm saying, this isn't an Xbox game, this isn't a made-for-TV movie. E anche noi di Udinese TV ricorderemo questo anniversario con un documentario in due parti. La prima andrà in onda stasera alle 22:30, 11 settembre 2021, per non dimenticare un documentario che porterà alla luce indagini e interrogativi ancora senza risposte a 20 anni dall'attacco terroristico al cuore dell'America. Stasera appuntamento alle ore 22:30 con la prima parte, domani alla stessa ora la seconda. Dicevamo che questo anniversario cade a 20 anni appunto dalla tragedia, e in questo ventennale c'è un Afghanistan che all'epoca fu attaccato e che ora ha visto da diverse settimane il ritorno dei talebani. Nuove proteste nel frattempo nel paese, ci sono i primi voli per stranieri, divieti dei talebani però non fermano appunto la protesta del popolo afghano. I divieti dei talebani non fermano le proteste in Afghanistan. I manifestanti sono infatti tornati a riunirsi a Kabul e in altre città del paese. Tra loro ancora molte donne determinate a denunciare le violazioni dei loro diritti e la volontà di relegarle ai margini della società. Nella capitale i dimostranti si sono ritrovati nei pressi dell'ambasciata del Pakistan denunciandone le interferenze nel nuovo corso afghano. Numerose sono le testimonianze di violenze contro i dimostranti, mentre i cortei delle scorse ore sono stati nuovamente dispersi dalla sicurezza dei mullah con spari in aria. Le iniziative in piazza si sono accentuate dopo la sconfitta militare del Fronte Nazionale della Resistenza in Panjshir e il nuovo Ministero dell'Interno, guidato da Sirajuddin Haqqani, figura di spicco dell'omonima rete di miliziani jihadisti e ricercato per terrorismo dall'FBI, ha introdotto una norma che vieta tutte le iniziative pubbliche non espressamente autorizzate. Mentre la repressione interna si fa sempre più dura, gli studenti coranici fanno le prime concessioni agli Stati Uniti, consentendo la prima evacuazione aerea da Kabul dopo il ritiro delle truppe statunitensi. Un'operazione conclusa con la decisiva mediazione del Qatar, che ha reso nuovamente operativo lo scalo e trasportato a Doha circa 200 persone, tra cui alcuni cittadini americani. Torniamo in Italia ora con la cronaca. Si contano i danni e si cercano eventuali dispersi, che tuttavia fino ad ora non risultano dopo la violenta tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sull'isola di Pantelleria, causando 2 morti e 9 feriti. Le condizioni meteo non hanno consentito nella notte di trasferire a Palermo i feriti gravi, che secondo la Protezione Civile sarebbero 4. Un paziente con una frattura vertebrale sarà trasportato stamattina in elisoccorso. Un altro ferito rimarrà ricoverato all'ospedale dell'isola Bernardo Nagar con una serie di fratture alla gabbia toracica. E altri 7 sono stati curati e già dimessi. Andiamo ad ascoltare anche una delle testimonianze dei soccorritori che sono intervenuti nella serata di ieri. In seguito alla tromba d'aria che si è abbattuta all'intorno circa alle 7:30, no, mi posso allontanare, Caia. A Pantelleria la situazione purtroppo è questa: ha fatto dei danni a abitazioni, scoperchiando proprio i tetti delle case, e ha coinvolto parecchi mezzi e purtroppo abbiamo le vittime, mezzi anche di gente che comunque tornava a quell'ora da lavoro. I volontari del gruppo comunale di Pantelleria 1342 siamo intervenuti subito portando supporto ai vigili del fuoco con la torre fari, è servito a liberare quello che voi adesso vedete libero, ed è la strada che collega il paese con il centro abitato di Camma. E chiaramente la strada stretta, la violenza di questa tromba d'aria ha spazzato via alberi che c'erano, pali della luce. Questa zona è praticamente al buio, quella che vedete è la luce del nostro gruppo fari. Portato via cavi telefonici, abbiamo scavato e tagliato alberi, come vedete, qui per mettere in sicurezza in modo che anche l'ambulanza potesse passare. Abbiamo un numero di feriti
che praticamente li stanno curando in ospedale, e danni alle case, alle abitazioni e alle culture. La pagina sanitaria ancora in calo, l'indice R.T. nel nostro paese da 0,92 è sceso a 0,92 da 0,97, un'incidenza da 74 a 64 casi per 100.000 abitanti, questo secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Da 17 a 3 le regioni a rischio moderato, tra cui il Friuli Venezia Giulia, solo la Sicilia resta gialla, altre regioni invece rimarranno tutte in zona bianca. Cresce il tasso di occupazione delle terapie intensive al 6,2%. Allerta nel frattempo dell'AIFA per l'uso dell'antivirale usato contro il fuoco di Sant'Antonio, il Praluvan, al posto del vaccino. Segnalate 91.360 reazioni su 76,5 milioni di dosi, 119 ogni 100.000 vaccini, l'86% risultano non gravi. Del tema delle vaccinazioni ha parlato ieri, proprio al termine della cabina di regia del monitoraggio, il professor Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Credo che valga la pena segnalare la grande adesione che è avvenuta anche in tempi molto ristretti, perché poi di fatto questa fascia di età è iniziata relativamente recentemente, sostanzialmente l'apertura per la campagna vaccinale. In questo momento la fascia di età 20-29 anni è quasi al 79%, con la prima dose è al 65% per quanto riguarda le due dosi, ma anche i ragazzi dai 12 ai 19 anni sono già al 62-63% e stanno rapidamente raggiungendo le soglie di quelli anche un po' più anziani. Rimangono alcune fasce di età sopra i 50 anni che crescono, ma crescono ancora lentamente, e come tutti sappiamo queste fasce di età sono anche le fasce di età dove l'eventualità di contrarre un'infezione può aumentare la probabilità, dove la probabilità di, se si contrae un'infezione, di avere delle complicanze dal punto di vista che necessitino ricovero in ospedale in terapia intensiva è più elevata. I dati che riguardano invece le coperture, diciamo l'efficacia vaccinale, come vedete rimangono costanti, sono sempre molto elevate per quanto riguarda l'ospedalizzazione e terapie intensive, così come la copertura dei docessi, sono lievemente in decrescita per quanto riguarda l'infezione, e questo è un dato anche coerente con quanto vengono riportato dai colleghi di altre istituzioni e dalla letteratura internazionale. Andiamo anche a vedere i numeri delle ultime 24 ore nel nostro paese. I positivi sono stati, per quanto riguarda l'aggiornamento di ieri, 5.621 in più, 62 le vittime. Sono complessivamente 128.489 gli attualmente positivi, comunque in calo rispetto alla giornata precedente. In Friuli Venezia Giulia invece il tasso di contagio per quanto riguarda le ultime 24 ore dell'1,9%, sono stati 164 i contagi a fronte di 8.601 tamponi effettuati. Stabili le terapie intensive 12 e così come i ricoveri negli altri reparti 47, sono 1.466 in crescita le persone in isolamento, fortunatamente non ci sono state vittime. E poi c'è la scuola che è pronta a ripartire. Nella nostra regione ieri è stato presentato il pacchetto per ripartire in sicurezza da giovedì prossimo. Ritorneranno sui banchi gli alunni di tutte le scuole della regione. Nel frattempo i presidi lanciano l'allarme sul rischio caos per l'obbligo dei Green Pass anche per i genitori. C'è il no dei sindacati, ma il governo va avanti verso l'estensione del certificato verde. Mentre l'estensione dell'obbligo del Green Pass ai genitori che entrano a scuola preoccupa i presidi, sui quali pende anche il rischio di multe fino a 1.000 euro in caso di inadempienze, il ministro Renato Brunetta auspica per il futuro un'estensione totale del certificato, sia per il lavoro pubblico che per quello privato. Il titolare del Dicastero della Funzione Pubblica definisce la misura geniale perché aumenta il costo sia psichico che monetario per gli opportunisti contrari al vaccino, costringendoli a fare il tampone, e diminuisce la circolazione del virus e quindi la
nascita di nuove varianti. E il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ribadisce l'importanza della misura, perché vogliamo che chiunque entri in una scuola possa essere sicuro. Vogliamo mettere in sicurezza tutte le nostre scuole, i nostri ragazzi, i nostri figli. A lanciare l'allarme sull'estensione del Green Pass al mondo della scuola era stato il presidente di ANP Antonello Zonnelli. Capisco l'esigenza di rendere obbligatorio il pass ai genitori che accompagnano i figli a scuola, ma questo creerà un enorme problema. Per i controlli ci saranno code all'esterno o all'interno degli istituti, con il rischio di creare assembramenti. Perplessi sull'applicazione della misura Green Pass alla scuola sono tutti i sindacati, così come molti genitori sono preoccupati per la previsione del Green Pass estesa anche per loro. La pagina economica: ogni posto di lavoro creato con il reddito di cittadinanza è costato allo Stato almeno 52.000 euro, oltre il doppio di quanto spende annualmente un imprenditore privato per un operaio a tempo indeterminato full time, che mediamente costa attorno ai 25.000 euro. A questa conclusione è giunta un'analisi realizzata dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Sentiamo il direttore Zabeo. Se ogni persona assunta grazie al reddito di cittadinanza è costata allo Stato il doppio di quanto spende un imprenditore friulano o giuliano per creare un posto di lavoro, è evidente che c'è qualcosa che non va. Intendiamoci, chi è in difficoltà economica va assolutamente aiutato, ma per combattere la disoccupazione il reddito di cittadinanza ha dimostrato di non essere uno strumento efficace. La pagina di cronaca: non sapevo assolutamente che fosse pericoloso e che non si potesse portare in giro. Così si è difesa una donna di 66 anni, abituale frequentatrice della stazione di Trieste, quando gli agenti della Polfer l'hanno interrogata sul possesso di quello e di quella che sembrava una semplice torcia elettrica ricaricabile. La cittadina straniera, senza fissa dimora, aveva messo in carica lo storditore in una presa elettrica dei bagni, dove saltuariamente ricarica il cellulare, asserendo di aver ricevuto in regalo l'apparecchio e di tenerlo per difesa personale, visto che, non avendo un alloggio, è abituata a vivere per strada da sola. Lo storditore, privo di marchio di fabbrica e di alcuna certificazione, ha l'apparenza di una comune torcia in metallo munita di una testa dentata per sfondare vetrate in caso di necessità, lunga 19 cm. Tuttavia, oltre ad emettere il normale fascio di luce, l'apparecchio a piena carica può rilasciare una potente scossa capace di stordire la vittima. Tale tipo di attrezzo, spiega la polizia, non è oggetto che si può detenere legalmente nel nostro paese, nemmeno per difesa personale. Pertanto la donna è stata denunciata a piede libero. Rapina attorno alle 17 di ieri a Cervignano del Friuli. Un malvivente armato di una lama, pare un coltello da cucina, è entrato in un tabacchino di via Aquileia in una zona periferica. Si è fatto consegnare i soldi contenuti all'interno della cassa senza minacciare direttamente il responsabile, che non ha reagito e ha consegnato il denaro. Il malvivente poi, con il volto travisato, ha mostrato la lama e questo è stato sufficiente per riuscire a rapinare il tabaccaio di circa 100 euro. È scattato immediatamente l'allarme alla 112 sul posto ai carabinieri della compagnia di Palmanova, che hanno avviato le ricerche senza però riuscire ad individuare ancora il rapinatore. Incidente nella notte lungo la statale 13 Pontebana in comune di Tarvisio, all'altezza dell'accesso che porta alla cabinovia dell'Ussari. Per causa in corso d'accertamento dei carabinieri di Moggio Udinese intervenuti sul posto, la giovane conducente di una vettura, una 23enne di Tarvisio, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada rimanendo ferita. È stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Uno sguardo alla Mostra del Cinema di Venezia: si chiuderà quest'oggi la 78esima edizione con la consegna dei premi collaterali, poi alle 19 in serata la cerimonia di premiazione ufficiale. Per il Leone d'Oro l'Italia spera in Sorrentino, a seguire poi ci sarà il film di chiusura fuori concorso, si tratta di Il bambino nascosto di Roberto Andò. Ieri nel frattempo passerella hollywoodiana con Jennifer Lopez e Ben Affleck. Lo sport: vigilia di campionato per l'Udinese, si torna in campo. Domani i bianconeri di Gotti saranno di scena al Picco di La Spezia con il mister, che sta valutando se far esordire il francese Soppi o se puntare sull'usato sicuro Ziegler, considerato l'infortunio di Udogi e il tardivo rientro di Molina dagli impegni della nazionale.
Giornata di vigilia per l'Udinese che domani pomeriggio alle ore 15 affronterà lo Spezia al Picco che per la prima volta ospiterà una gara di Serie A con il pubblico, appuntamento atteso da tanto, troppo tempo con i tifosi liguri che non vedono l'ora di spingere la propria squadra ad un successo che finora nelle prime due giornate non è ancora arrivato. Lo Spezia quindi cerca la prima vittoria stagionale contro un Udinese che a sua volta vorrà continuare a fare bene per inanellare il terzo risultato utile consecutivo, un Udinese che però deve ancora capire in che condizioni sarà Molina, rientrato all'ultimo dagli impegni con l'Argentina. Gotti, soltanto dopo la rifinitura di oggi pomeriggio, prima della partenza per la Liguria, avrà le idee forse più chiare, ma è sempre più probabile l'utilizzo del giovane Soppi, che potrebbe esordire quindi dal primo minuto. Domani, con il francese a destra, ci sarà Larsen a sinistra. Attenzione però all'usato sicuro chiamato Marvin Zeglar, che non va dimenticato. Se giocasse l'olandese, allora Striger traslocherebbe sull'out di destra al posto di Soppi. Dubbi anche in attacco e di conseguenza a centrocampo, perché tutto dipende da Gerard Deulofeu, che proprio l'anno scorso contro lo Spezia giocò una delle migliori gare in bianconero, conquistandosi il rigore poi trasformato da De Paul. Lo spagnolo sta meglio e vuole giocare. Se Gotti dovesse accontentarlo, allora ecco che Pereira giocherebbe a centrocampo con Wallace e Arslan. Il sacrificato in questo caso sarebbe Jean-Victor Makengo. Se invece il tecnico di Contarina dovesse decidere di utilizzare lo spagnolo a gara in corso, allora il francesino partirebbe dal primo minuto. Decisione da prendere con cura per non sbagliare. L'Udinese alla Spezia vuole fare ancora bene. Tornerà in campo domani anche il Pordenone. Si tratterà dell'esordio di mister Rastelli con due pesanti KO. La formazione nero-verde dopo il Perugia e la Spal andrà ad affrontare il Parma al Tegel di Lignano. I dettagli e le ultime anticipazioni sul match nel prossimo servizio. Si avvicina sempre di più l'esordio sulla panchina nero-verde per Massimo Rastelli. Il suo Pordenone sarà impegnato nel posticipo della terza giornata in programma domani sera alla Tegel contro il Parma di Maresca. Ad un giorno dalla match ci sono ancora molti dubbi da sciogliere per il tecnico dei friulani. Molto probabilmente l'undici iniziale sarà simile alla formazione scesa in campo nell'amichevole contro il Fossalta Piave. Piena fiducia quindi al 4-3-2-1 al modulo ad albero di Natale, con Perisan uno dei giocatori più in forma fra i pali. In difesa, considerate l'espulsione di Camporese e l'assenza per infortunio di Bassoli, saranno Barison e il nuovo acquisto Sabbione i due centrali. Gli esterni bassi, ad eccezione di stravolgimenti dell'ultimo minuto, dovrebbero essere Valietti a destra e Falasco a sinistra, ma occhio al treno El Quachibi, che è in ripresa e spinge per giocare. A centrocampo ci sarà Petriccione in cabina di regia e poi tutto dipenderà dalla posizione del jolly Folloruncio. Il fantasista classe 98 potrebbe essere impiegato come trequartista in coppia con Cicciretti alle spalle di Zaju, oppure come mezzala offensiva a centrocampo. Se Rastelli decidesse di farlo giocare in mediana, allora si aprirebbe il ballottaggio tra Pellegrini, favorito, e Cambiaghi per un posto nella tridente. Qualora invece Folloruncio venisse impiegato come mezza punta, si giocherebbero un posto a centrocampo Kupic, Magnino e Zammarini, con i primi due leggermente favoriti sull'ex Pisa. A prescindere però dalle scelte servirà il carattere, solo così si esce dalle situazioni complicate. Dall'altra parte occhio che il Parma potrebbe far esordire l'ex Udinese Bologna Danilo al centro della difesa, una gara insomma importante e delicata. Servirà quindi il miglior Pordenone. Per quanto riguarda il basket, vi ricordiamo stasera in diretta su Udinese TV il debutto stagionale per l'APU Old Wild West, che andrà a sfidare Mantova nella Supercoppa Italiana 2021. Ci collegheremo live dalle ore 20 con il palazzetto di Mantova e poi dalle 20:30 la sfida in diretta. L'informazione invece su Udinese TV tornerà alle 12, alle 16, alle 19. Per quanto riguarda invece gli altri appuntamenti di giornata, c'è anche Safe Drive alle ore 14 per parlare di motori. Grazie per averci seguito, spazio alle previsioni del tempo e noi ci rivediamo più tardi.
Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, che in Friuli Venezia Giulia sarà davvero splendida, bella giornata estiva a tutti gli effetti. Domenica ancora bel tempo, vi preannuncio solo un po' più di variabilità in montagna. E anche per quanto riguarda le temperature, valori più estivi che autunnali, controlliamo tra Pordenone e Udine, punte massime vicine anche ai 30 gradi all'ombra, ovviamente di notte a primo mattino temperature frizzantine, siamo intorno ai 15 gradi, ma non sono particolarmente basse neppure quelle. Anche tra Gorizia e Trieste tempo bello e anche qua con temperature diurne da bella stagione. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà anche nei giorni successivi, scaricate l'app di Trebi Meteo.